scrive al canale: ciao a tutti da Tonino, finalmente una vittoria a Sassuolo, finalmente, finalmente, sono felice perché torniamo alla vittoria. Metto qua. Torniamo alla vittoria, torniamo a non prendere gol. Ho sudato anche oggi, perché è stata una partita complicata, era una partita che bisognava portare a casa, era una partita che bisognava vincere, era una partita che poteva svoltare in maniera negativa, perché dopo un quarto d'ora si è fatto male Immobile, speriamo di ritrovarlo presto, speriamo che non sia niente di grave, però purtroppo è successo. Non ci possiamo fare niente. Però la Lazio comunque si è comportata bene. Certo, un po' di sofferenza difensiva c'è stata, ma non abbiamo preso gol. Siamo stati una squadra matura, siamo stati una squadra che ha saputo soffrire, cominciato a soffrire. Poi è arrivato il gol a fine primo tempo di Zaccagni, dopo un paio di occasioni. Il rigore era nettissimo, è inutile girarci intorno. Zaccagni ha realizzato. Era quello che ci serviva, un po' di fortuna non guasta mai. Fortuna che è arrivata anche vincendo un sacco di rimpalli. Oggi ci è girato tutto bene. Il Sassuolo ha sbagliato diverse scelte in fase d'attacco. E poi al 94esimo è arrivato il gol del 2-0 su una disattenzione di Danilo lì in difesa. E Felipe Anderson ne ha approfittato. E comunque la Lazio, il gol del 2-0 maturava, maturava, maturava. La mia paura era quella di subire il gol del pareggio, però questa volta non è stato così. Va bene, va benissimo così, ce l'abbiamo fatta e sono contentissimo. Andiamo subito con le pagelle. Provedel, sì, mai, praticamente mai impegnato, tranne in un paio di occasioni. Benissimo la difesa. Romagnoli e Casale, 7,5. Do un 7 anche a Isai, che si è comportato veramente bene, e un 7 anche a Marusic. Non abbiamo subito gol, siamo stati solidi in difesa. Quando c'era da spazzare il pallone l'abbiamo spazzato, quando c'era da giocare l'abbiamo giocato. Sufficienza pienissima anche per Milinkovic, 6,5, così come Cataldi, e mi sento di dare un 8 a Luis Alberto oggi, che io non l'ho mai visto così impegnarsi in questa maniera, andando su tutti i palloni, correndo, soffrendo. L'ho visto veramente bene oggi Luis Alberto, do un 8 in pagella. Zaccagni, 8,5, perché 8,5? Perché sa sempre cosa fare con il pallone, punta l'avversario, è sempre sul pezzo, ha fatto il gol dell'1-0, 8,5 per il Felipe Anderson. Pedro, 6,5, fa il suo. Felipe Anderson, 7,5. Gran bella partita, peccato che non è riuscito a sfoggiare tutti i suoi le sue skill, diciamo così, visto che comunque ha giocato in un ruolo non suo, ma comunque ha fatto il gol da buon attaccante del 2-0. Bene anche i subentrati, Immobile senza voto, pochi minuti per lui, 13-14, però speriamo che si riprenderà presto. Ho sofferto tanto, è stata una partita non facile, non facile. Speriamo, speriamo di continuare così, ora c'è la Coppa Italia, poi andiamo di nuovo domenica, insomma. Sarà fondamentale proseguire il cammino e rimanere comunque in scia per il quarto posto che ci sta là. Finalmente abbiamo sfruttato un'occasione, potevamo sfruttarla facendo 9 punti queste giornate. Lecce, Empoli in casa e Sassuolo. La prossima, ora io non so la prossima giornata, sinceramente, contro chi andiamo a giocare. Andiamo un po' a vedere un attimo. Come si fa? Non possiamo giocare contro chi giochiamo perché non lo so, non lo so contro chi giochiamo la prossima, la verità. Col Milan, giochiamo in casa col Milan nel 24 e sarà fondamentale vincere per agguantare il quarto posto. Oggi ho visto finalmente la squadra che ha combattuto, che ha giocato bene a pallone, trame di gioco abbastanza ingarbugliate, ma positive. Ingarbugliate perché si cerca sempre di far girare la palla a centrocampo. Alcune volte siamo usciti davvero bene dall'area di rigore.
Non sono molto, cioè sono euforico per la vittoria, ma un po' di giù di morale per Ciro Immobile. Però va bene così, va bene così. Abbiamo vinto una buona partita, un'ottima partita. Questa è la maglia che abbiamo indossato oggi, bellì. Questa è di Vesino, che è subentrato nella mia collezione. E niente, speriamo di continuare così. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Sono felice. Forza Lazio.